Cosa? Questo volevo. Vediamo i filmini, su. Anni, Nicholas. Papà. Te l'ho detto, amore mio, che era una cosa magnifica. È venuto un tizio della radio, mi ha detto che vuole fare un programma per promuovere i teenager. Davvero? Benissimo, benissimo. Vieni tra i rami, ossia da rama. No, non guardatemi così, era uno scherzo. No, dobbiamo pensare a un nome tutti insieme. Io pensavo tipo Laura In o qualcosa così. Mi piace, bello In. In. Che? Sì, bellissimo. Ti piace? No, sì, tu devi... c'è un problema e devi incontrare prima tua sorella. Sì. Che è successo a mia sorella? Non lo so, tu avrai dubbi sul fatto che io sia vivo o sia morto. Nicasio, scusami se ti chiamo così, ma sono tuo padre. L'unica cosa che posso dirti è di fidarti di quello che vedi e che tu sappia che niente di tutto questo è casuale, come non è neanche casuale che tu stia guardando queste immagini con Angel. Mi hanno nominato. E dico che non è casuale perché voi avete avuto alcuni alleati clandestini e in questo modo lo abbiamo reso possibile. Ciao, Angel. Sono io, tuo padre. Guardalo. Nicasio, lui è Carlos Maria. No! Basta. Perché lo spegni? Non voglio vederla. Mi sembra una follia. Ma questa. È magia, non voglio vederla. Che avevamo deciso, Nico. Non è magia. No. Vi ricordate il ballo in maschera? Quando vi siete conosciuti? E voi siete arrivati fin lì perché noi avevamo preparato tutto quanto. Perfino il ballo. Ti ricordi del giorno in cui lasciasti il circo? E che ti capitò un lavoretto in una festa? Dovevi uscire da una torta a sorpresa. La festa e l'animazione. La organizza io. Nico, è bellissimo, ora capisco tutto, che emozione. No, non è bellissimo, non è possibile che io stia vedendo quello. Questo è quello che è successo, come può essere? Cos'è questo? Cos'è Giusto, questo? Fammi vedere. Però, anche se a noi piacerebbe tantissimo, non possiamo continuare ad intervenire. È difficile spiegarlo, ma purtroppo abbiamo infranto certe regole. Sì. Ma quali regole? L'ultima sorpresa. Ah, sì. È per te, Angel. Il miglior regalo che posso farti da qua è dirti che oggi è una festa e anche il tuo compleanno. Sì, siete nati lo stesso giorno. Buon compleanno, figlioli. E allora? Buon compleanno, amore. Buon compleanno a te. È un segnale. Sono contenta perché ho saputo. Che succede? Me la sono data qua sul piede, ma sto bene, sto bene. Ascoltami. Sì. Questo è molto facile. I nostri papà hanno detto quello che dovevano dire. Ora dobbiamo sotterrare questo runno e andare avanti con la nostra vita. No, cielo, io voglio trovare una spiegazione. Non è tutto così facile. Voglio e ho bisogno di una spiegazione. Mi è stancata. Che fai? Scava. No, non voglio scavare. Scava. Non voglio scavare. Ma scaverò io? Io sono l'uomo, non puoi scavare tu. Allora scava, voglio vederti scavare. Cominciamo con questo. Che fate? Voglio vederti scavare. C'è Nico che vuole sotterrare un... Un albero, più che sotterrare sarebbe piantare. Quando uno pianta un albero, che fa? Dà la vita.
Ma voi che state facendo? Cerchiamo Alelì. L'ha presa male la piccola. No, non ne posso più. Bene, andiamo a cercare Alelì, ma dopo mi direte che le avete fatto, andiamo a cercare Alelì. No, 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 tu resti qui e scavi quello che devi scavare. E sotterri, ovviamente. Adesso io scavo. Un'altra volta! Un'altra volta! In quel momento mia madre pensò che fosse la cosa migliore. Quella donna era sua amica. Ma ovviamente mia madre non la conosceva bene. Ci maltrattava, si teneva i soldi che lei ci mandava. Che storia. È quella, Nico. È lei? Sì. Che volete? Voi chi siete? Sono Rama, Mirta. Ramiro Ordóñez. Tu? Sì, lui vuole sapere di sua madre. Lei sa dov'è? Ehi, ma vai là dentro. Io non so niente. Per favore, Mirta. Tu vuoi sapere? Vuoi sapere la verità? Sì. Tua madre sparì. Mandò dei soldi una volta e scomparve. Fammi passare. No, non può passare. Come non posso passare? La verità, Mirta. Questa è la verità. Tua madre ha fatto la sua vita e si è dimenticata di voi. Lasciami passare. Che vuoi? Voglio arrivare a Eudamon e tu devi aiutarmi. Questa è la risposta, no? Beh, mettila. E vediamo qual è il messaggio occulto. Queste coordinate indicano dove avrei dovuto sotterrare la bobina. Queste coordinate non sono quello che pensi. Sono il numero della particella dove è sotterrata mia madre. Tua madre me lo nascose. Non ho mai saputo di te, Marcos. Le cose sarebbero state molto diverse. Ti chiedo perdono di non esserci stato. E sebbene sia tardi per stare insieme, spero che non sia tardi per riconciliarsi a distanza, figliolo. Tuo padre ti vuole bene. Nico, per favore, adesso o mai più. Ne sei davvero sicuro? Il viaggio è... Chi? Rama parte, se ne va a Miami. Sì. Come te ne vai a Miami? Andare solo se tu gli firmi l'autorizzazione. Io lo faccio di sicuro. Dai, firmala, dille perché parti. Voglio andare a cercare mia madre. Caspita. Mi serve la tua firma. Io firmo, e anche tu firmi, qua, eh? Qua. Dai, amore, per favore, firma. Bello. Aspetta, non ci vai da solo, no? Non voglio che tu vada da solo. Sì, vado io con lui, lo accompagno io. Sì, ho due biglietti. No, allora vai da solo, io ti accompagno all'aeroporto. E tu sta tranquillo, e tu firma. Non è quello che volevo dire, comunque. Me lo firmi? Grazie. Grazie. Sei felice? Grazie. Sì, dammi. Ciao. Ai. Sai una cosa? Hai fatto bene. È la cosa giusta. Avanti. Permesso? È successo qualcosa? Vieni. Siediti. Vai. Sì. Prima di tutto... Non ti preoccupare, eh? Invece mi preoccupo se mi dici così. Cos'è successo? Io devo... Che succede? Come ti ho detto, domani io vado in viaggio a Miami con la scuola. Ma comunque non è solo un viaggio di piacere. E che cos'è? Nacho, parla, divento nervosa, parla, che succede? Va bene. Va bene, da lì io vado in New Jersey, in una clinica. A farmi un paio di analisi e una terapia. Insomma, niente di grave, ma comunque è un segreto, neanche papà lo sa. No, ma perché non lo sa tuo padre? Non gliel'hai detto? Perché no? Architetto Bueno! Ramon? Bueno? Come sta? Benissimo! Sono per lei? Per me? Non doveva disturbarsi. Una sciocchezzuola. Mi invita a prendere un caffè?
Certo che la invito, entri pure. Dopo di lei. Prima lei. Dopo di lei. Prima lei. Entriamo insieme. Ah. Passaporto. Il documento d'identità non servirebbe, però se te lo dovessero chiedere, biglietto andata e ritorno, bene, per favore, occupatene come se fossi un bambino di 6 anni. E anche di meno. D'accordo, ti aspetto in macchina. Certo, certo, grazie. Ragazzi, sul serio, state tranquilli che va tutto bene. Sì, voglio che ascolti quello che sto per dirti. Quando sei seduta e ti offrono un succo, rifiuta perché potrebbero addormentarti. Sì. Che cosa bevi? Che sia chiusa, perché la possono aprire e metterci dentro qualcosa. Ah. Non scenderà nessuna fermata. Nico, non importa. C'è un aereo. Se si fermano e ti dicono scendi, tu non alzarti. Bene. Ti amiamo molto. Grazie a tutti e due. Moltissimo. Grazie per il vostro aiuto. Adesso vai. Trovo mia madre e torno, eh? Sì, vai, vai. Ragazzi, sono grande, vado da solo. Va bene. Sul serio, grazie. Ciao. Spero che la trovi. Ora parte. La troverà. Salve ragazzi, non voglio interrompervi. No, tranquillo. Bauer, dobbiamo parlare, ho novità molto infuocate per il gruppo. Caspita! Per il gruppo? Esattamente. Infuocate, hai detto? Beh, sì, amore sì, mio, sì. Mi lasci un secondo che parlo con Chango. Non ti dispiace, però. Non ti preoccupate, non c'è problema. Benissimo. Resto qui a mettere in ordine. Aspetta, amore, ci fai un caffè? Un caffè mi andrebbe. Due caffè, il mio con una goccia di latte. Sì, con un poco di cannella. Ah, per però, me, guarda che tipo esigente. Andiamo. Cosa noiosa. Uffa. Mi scusi. Sì? Lavora qui, Ramiro Ordóñez? Sì, ma se n'è appena andato. Che le serve? Come se n'è appena andato? Sì, è partito. Per Miami. Lei come lo sa? Spero che non sia troppo tardi, perché c'è una cosa che Ramiro dovrebbe sapere. Questo è il mio gruppo. Può alzare, per favore? Veramente non ce l'ho fatta a dirglielo prima. No, ma... No, non potevo. Che succede? Ma... Siano? Vieni. Ramona. Ma, Cielo, che ci fate qui? Dobbiamo dirti una cosa. Però fate presto, Cielo, per favore. Rama, tua madre... Che è successo a mia madre? Tua madre non è a Miami. Dai, ma... Che c'è? Non può essere, Cielo, è una follia, un'invenzione di quella vecchia che non vuole che trovi... Ma sembrava credibile, Rama, ti giuro che... E ora che faccio? Il mio volo sta per partire. Stai calmo. Aspetta un momento, sta tranquillo. Rama, sai che lei mi ha lasciato un numero di telefono, vedi? Sì, dice che è il numero di tua madre. No, è una follia. Figurati se mia madre vive qui e non viene a cercarmi. Mirta ha detto se stava bene, le è successo qualcosa, l'ha vista. Tranquillo. Perché non provi, Rama? Magari è giusto e non ci perdi niente. Salve, mi dà uno di quei cioccolatini? Pronto? Rosalia Ordóñez. Sì, chi parla? Tuo figlio, mamma. È caduta la linea. Va bene. Mi risponde la segreteria. Stai tranquillo. Sta calmo, ti starà chiamando, per questo risponde la segreteria. Sì, ma perché non mi risponde? No, ma mi richiama? Tranquillo, Rama, ma tranquillo, com'è possibile? Forse ha la batteria scarica. Mi ha risposto, ma... Era la sua voce. Ne sei sicuro? Sì, Mara, era la voce di mia madre. Chiamala di nuovo, lasciale un messaggio. Se non ti risponde, lo ascolterà. Mamma, sono tuo figlio. Sei qui, sei tornata. Sì, senti, io sono alla fondazione Bedoya Agüero. Mi puoi chiamare a questo cellulare? È di una mia amica. O mi puoi chiamare al cellulare di Nico? Il cellulare di Nico è 15... Cielo. 15... Dai, Cielo! 15... No, di nuovo, è caduta la linea. Scusa, senti, guardami. Ti chiamerà, sai. Le hai lasciato il messaggio, è fatto. Si sta calmo. Non parto più. Vado a prendere le mie cose. Perfetto. Strano. Molto strano. Sai qualcosa di Rama? Sarà in volo a quest'ora, come Nacho. Che c'è? No,
No, no, no, tacio, scordatelo, mi sono già comportata male con lui, non voglio sapere niente. Sì, sì, no, non si fa così, lo so, tradirlo così, io non lo sopporto, però mi sento colpevole. No, 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 non si fa. Sì,